il giudice O'Neill. Oggi ti faccio fare una ricerca. Chiama tuo padre e digli di cercare una cartina geografica. Ed ora insieme cercate la regione della Mesopotamia. Tanto tempo fa, in quella regione, ci fu una guerra durissima tra loro e gli Israeliti. Purtroppo, gli Israeliti continuavano a non ubbidire a Dio. La storia di questo popolo è un po' triste, perché per un periodo andava tutto bene. Ubbidivano a Dio, erano buoni, facevano cose giuste. Ma dopo un po' di anni si dimenticavano di lui e facevano cose cattive. Iniziavano ad amare degli idoli, che sarebbero delle statuette fatte da mano d'uomo. Ma se pensi a questo, non ti viene da pensare che Dio ha avuto davvero tanta pazienza con loro? Non solo. Quando il popolo degli Israeliti si rendeva conto di sbagliare, pregava Dio. Il Signore, dal suo immenso amore, li perdonava e li aiutava a venire fuori dai problemi. Ti voglio incoraggiare. Quando fai qualcosa che non va, quando dici delle parolacce oppure fai dispetti, insomma, se fai qualcosa che Dio non vuole, voglio incoraggiarti e dirti che se Dio ha perdonato tante volte gli Israeliti, allora lo può fare anche con te. Ma c'è un segreto per ottenere il perdono da Dio. Bisogna pregare Dio con tutto il cuore e dirgli che il male che abbiamo fatto, chiedendogli di perdonarci. Tornando alla nostra storia, Dio mandò un uomo, il giudice O'Neill, ad aiutare il popolo degli Israeliti. O'Neill uscì a combattere e col Signore hanno vinto la guerra. Allora, se tu preghi con tutto il cuore, manderà qualcuno ad aiutare anche te.